In un'intervista Alfredo Romeo ha detto che grazie alla transazione tra la Romeo e il Comune, loro in qualche modo hanno salvato il Comune dal default grazie ai 108 milioni che vi hanno restituito e che voi lo avreste cercato per subentrare nei lavori di Mia Marina. Preferisco non rispondere alle considerazioni di Alfredo Romeo, col quale interloquisco nelle sedi giudiziarie, perché lui, da quando l'abbiamo mandato via dal Comune di Napoli, ha ritenuto farmi una doppia citazione per 10 milioni di euro come Alfredo Romeo persona e come società. Quindi la distanza che abbiamo con Alfredo Romeo, e sicuramente non lo consideriamo un filantropo, un benefattore, un salvatore del Comune di Napoli, anzi tutt'altro, ci sono le carte che parlano. Per il resto, se l'amministrazione l'ha chiamato per Via Marina è perché evidentemente lui avrà partecipato a qualche gara, e siccome noi siamo persone, come dire, che fanno le valutazioni in base a quelle che sono le gare, non l'ha certo chiamato il sindaco di Napoli, sono gli uffici comunali, e mi pare, da quanto ho letto, che lui abbia rifiutato. Adesso c'è un'altra ditta che, nello scorrimento, credo siano state sei, se non ricordo male, le ditte chiamate, tra cui Romeo, adesso c'è un'altra che lavora, quindi Romeo non lavora per il Comune di Napoli. Per me va molto bene soprattutto che non lavori per il patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Questa è sicuramente una buona notizia per la città, per l'amministrazione e per i napoletani.